centro anch'io. Una nuova puntata di Centro Anch'io, grazie per essere con noi. Prima di raccontare il nostro dialetto bresciano, concentriamoci su Suor Lucia Ripamonti. Maria Ripamonti, Suor Lucia dell'Immacolata, è nata ad Acquati, in provincia di Lecco, il 26 maggio del 1909. Maturata la sua vocazione, chiede di entrare nella congregazione delle suore della sua parrocchia. Ma il disegno di Dio la porta a Brescia. Venne qui nel 1932 per entrare a far parte dell'Istituto delle Ancelle della Carità e si dedica a servizi utili e incombenze di fiducia, poiché esce a far speso accompagnare sorelle nei luoghi di destinazione. Il suo sguardo nel servizio esprimeva un sorriso dolce e sereno. Ben presto le venne diagnosticato un cancro. Offrì a Dio la sua sofferenza in riparazione di coloro che rifiutano la grazia di Dio. Morì il 4 luglio del 54 all'età di 45 anni. Le sue spoglie riposano a Brescia nella sede della casa madre in Contrada Cavalletto. Bene, il proverbio di oggi, il modo di dire, insomma, le mei vergoto che ne goto. Vediamo come sono andate le cose. Cara Daria, tu Daria sei napoletana? Sì, sono napoletana. Che c'è di bello a Napoli? Dai, fai un po' di promozione. Che un bresciano che venisse a Napoli, la prima cosa che deve venire, che deve vedere, scusa, che non può perdersi. Allora, non la prima, una cosa che prima di tornarsene a casa deve aver visto. No, prima di tutto deve vedere deve sentire l'atmosfera, perché è quello che fa la vera differenza. Poi ci sono tantissime bellezze, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista artistico. E su questo, insomma, c'è tanto da dire. Potremmo fare una... È l'atmosfera a fare la vera differenza. Cara Daria, vediamo se anche la nostra atmosfera bresciana in quel di Napoli funziona. Le. Sì, le mei vergota che ne gota. Daria, tu potresti arrivare a Brescia a parlare bresciano che nessuno se ne accorge che sei napoletana. Sì, immagino. Le mei vergota che... Hai capito qualcosa di questo modo di dire? È meglio avere vergogna vergoto in dialetto bresciano è qualcosina che niente, che nulla. Ok, vero, no? Assolutamente. Come si dice in napoletano? Meglio te ne coccoso che niente. Questo è, e se lo dice Daria c'è da fidarsi. Ciao cara, grazie. Ciao. Alessandra from Canada, ma sei canadese come la tenda proprio? I miei genitori sono d'Italia, il mio papà di Napoli, secondiliano. Ah, quindi sei tornata un po'... Fare una visita con la famiglia. Con la famiglia, ti ricordi qualcosa? Da quanto l'hai vista mai in Napoli, no? Sì, non è la prima volta qui, terza o quattro volta qui. Bene, cara Alessandra, magari un giorno verrai anche da noi a Brescia e se qualcuno parlerà in dialetto tu capirai bene il nostro dialetto bresciano. Prova un po' a leggere questa frase, cara Alessandra. Quello è un numero, che è il 4, che è la nostra quarta puntata. Questa, le mie vergotte che ne gota. Le mei vergotte che ne gota. Si dice anche in Canada, no? Così, non si dice in Canada, no? Pensavo che... Non capisco. Niente. Proprio niente. È meglio... Vergogna? No, vergogna no, questa è vergota in dialetto bresciano, è qualcosa. È meglio avere qualcosa, anche poco, okay, piuttosto che non avere. Ok, ok. Non avere proprio nulla. No. Che dici? È così, no? Il napoletano è un'altra lingua proprio, questo è... Non è come a Brescia. Figuriamoci per un canadese. Per me è molto strano. Facciamo un saluto in inglese canadese, forza. Hello from Canada. Ok, bye bye, perché chiudiamo. Oh, ok. Goodbye from Canada. Grazie a tutti, ciao.